siamo alla resa dei conti. No, non è che parlo da solo, è che parlo da solo. Buon mattino a tutti. No, e stavo riflettendo, come al solito, come tutte le mattine, che adesso ci sono gli... c'è la maturità, sono gli esami di maturità, quindi, e molti hanno i figli che stanno sostenendo gli esami, già un paio di esami sono già passati, il 4 luglio credo ci sta un'altra prova, credo siano gli orali. Comunque, torniamo un momento indietro, cioè sono alle promesse che noi genitori abbiamo fatto ai figli, dai, studio, non ti preoccupare, primo anno, secondo anno, sì, ma prendi la PlayStation perché erano ancora piccoli, sai, ok, PlayStation va bene, poi, no, guarda in primavera, sai, il monopattino che finisce la scuola, almeno vado in giro, il monopattino, sì, il monopattino, va bene, ma il monopattino, ai miei tempi, ce lo siamo costruiti da soli, io ricordo, me lo so costruito, vedi, andavo dal meccanico, per piacermi, dai, i cuscinetti, sai, sono quelli che... Poi prendevo quattro tavole e le assemblavamo. Quindi, e via, in discesa, tutte le cose qua. Adesso invece, poi, terzo, quarto anno, quinto, abbiamo incominciato a fare delle promesse grosse. Scuola guida, automobile, vacanza studio per migliorare la lingua, perché, ok, ma i nostri giovani... Va bene, adesso com'è la scuola, com'è l'istruzione rispetto ai nostri tempi? I voti, prima ce li facevano sudare, adesso com'è la situazione? Li regalano, non li regalano, comunque non voglio entrare in questo argomento, speriamo che tutto vada per il meglio, quindi auguriamo il meglio ai nostri figli. Sento che il caffè è pronto, adesso vado, comunque ci vediamo alla prossima. Arrivederci.